Bentornati su Officina del Pilota. Per chi non lo sapesse, io sono Matteo e in questo video ti faccio vedere come ho restaurato la Renault Clio Williams e soprattutto quanto ho speso. Ma non te lo dico alla fine del video, né all'inizio. Te lo dirò in mezzo al video, tra un frame e un altro, nascosto. Così che tu possa impazzire andando a cercare dov'è quel momento, quel punto. Così che la CPU, CPM e il watch time di questo canale salga alle stelle e io possa finalmente guadagnarci un euro, perché sto a fame con YouTube. In ogni caso, ragazzi, per te che sei nuovo, considera l'ipotesi di iscriverti. Per te che sei vecchio, non è che stai per morire, già ci conosciamo, e continua a mettere like, perché il like è importante. Continua a commentare, perché sai che io me faccio. E poi ti dico anche, ti do un consiglio: vienimi a trovare su Instagram, ci vediamo tutti i giorni lì. C'ho le dita che veramente sembra che vanno a 2000 all'ora per quante volte rispondo a tutti. Quindi dai, è da paura. Matteo, ma ci fai vedere Stanley Williams? Ma certo, eccola. Buona visione. Che cosa? Restaurarla. Ma non lo vedi in che condizioni si trova? È distrutta, lascia perdere. Non c'è un pezzo sano. Fender, sportelli, tetto, cerchi, interni. È tutta distrutta. Paraurti anteriore, paraurti posteriore. È completamente andata. È un restauro impossibile, lascia stare. Non ne vale la pena. Ecco lo stato in cui si trovava la Renault Clio Williams 6 mesi fa. Siamo messi proprio male, ragazzi. Una battaglia. Ma la vincerò io. Cerca, trovata un po' di ruggine, purtroppo. E più la smontiamo e più ci rendiamo conto che ci sono un sacco di problemi. Sicuramente anche gli adesivi battitacco andranno via e dovremo lavorare di verniciatura qua dentro. Ruggine anche qui, va messa la guarnizione nuova qua sotto il parabrezza. Guarda qua dentro. Carta abrasiva Cubitron. Luca, non so se ti rendi conto di come sto trattando questo baule posteriore. Passando la mano vado a accertarmi che la superficie sia il più dritta possibile, però qui sento una buca, quindi adesso stucco. Bene ragazzi, siamo ormai al 10° giorno ininterrotto. Matteo si sta facendo un beep così perché si è messo in testa di voler salvare tutti i pezzi originali di questa Clio Williams. Il baule posteriore neanche mamma Renault l'ha mai visto fatto così, anzi secondo me lo rifaranno come l'ha fatto Matteo Torrisi. Essendo il baule uno scatolato con le leve, ho cercato di ridare la sua forma originale, ma poi con lo spotter ho dovuto tirar fuori la lamiera che era rimasta incastrata dopo l'urto che aveva subito da dietro. Cosa ho fatto poi? Ho passato una mano di primer su tutta la carrozzeria, ovviamente ho smontato i pezzi, e ho dato la prima mano di primer riempitivo perché era tutta sassata, piena di buche, ogni mezzo centimetro sembrava la cartina geografica dell'Himalaya. Perché ho dato una bella mano di primer all'inizio? Perché sinceramente non riuscivo a capire, neanche sotto la luce, quanti fossero sti buchi. Non è che potevo stuccare tutta la macchina. Con il primer hai una superficie più liscia ed è più facile proprio vedere dove fare ulteriori aggiustamenti con lo stucco. Questo per esempio non ha ancora ricevuto la mano di fondo. Questo sì, lo trovo già in un ottimo stato rispetto a prima. Considerate ragazzi che ho passato la prima settimana di lavoro sulla Clio Williams a togliere la terra. Ho dato la prima mano di fondo a tutta la Clio. Qui ho continuato a stuccare e rasare perché sulla parte bassa della portiera destra c'era ancora qualche imperfezione. Queste verdine celestine sono semplicemente delle piccole stuccature dove ho tappato dei buchini tipo questo. Ok, lì mi sono accorto dopo aver dato il fondo che c'era una piccola buchetta, quindi ho ristuccato.
Claudio. La preparazione per dare il fondo è lunghissima, anche perché poi la macchina era piena di bozzi, quindi non ti dico, per raddrizzarla ore e ore. E adesso sto, diciamo, staccando le guarnizioni, sto cominciando a pulire le parti che poi vanno, comunque queste vanno rispolverate di blu. Sotto il battitacco, quando ho tolto l'adesivo, ho trovato che il montante era piegato, pieno di buchi, già stuccato, quindi la macchina aveva preso sicuramente una botta qui.
Ragazzi, questa Clio comincio ad odiarla. Beh, dai. Oh, allora. Dove eravamo rimasti? Fondo dato, seconda mano data, carteggiata sulla seconda mano di fondo con carta vetrata 500 e 800. Giusto? E poi Dio vede e provvede. Il colore è bellissimo, mi fa impazzire. Che scelta, ragazzi, che fecero anni fa. Bello, sì, bello, bello. Queste moquette le facciamo tornare nuove, vero Cla? Per forza. Abbiamo speso 1000 euro per tutto il restauro della Clio Williams. Com'è possibile? Non ci crederei mai, eh? Rimani incollato, te lo dico tra un po'. Dai, qui spiano, rimuovo tutti i difetti di verniciatura con la 3000 e anche quel tacchettino lì, lo vedi? Quello è figo, eh? Quello toglie gli sporchini, chiamati così in gergo. O perlomeno, boh, forse solo io li chiamo così. Montiamo lo sportello, avvitiamo lo sportello, qui non fitta, quindi utilizzo gli utensili Beta, da una bella limatina, tac, e adesso magicamente fitta. Lo riavvito, li riavvito. Siccome non mandava di mettere un brano qui sotto, ho detto adesso faccio un po' di voice over. Riappoggiamo il cofano, è opaco perché è stato spianato con la 3000, no? Poi va lucidato. Di nuovo, rimozione sporchini. Ecco il rise up. Oh, utensile Beta. Bello. E si riparte, ragazzi.
domani. Saldatore per plastica e beta, utilissimo, perché la parte interna del paraurti dove va agganciato era tutta slabbrata e quindi il paraurti rimaneva fuori tipo di 3 cm. Col saldatore delle plastiche ho risolto. Fari anteriori, frecce, riavvita tutto. Bomba ragazzi, bomba ragazzi. I make a flip, I'm a hustler, I just hit a lick. This that double shift, this that overtime. I'm on my job, player, you know I was born to grind. It's for my people standing up until they back hurt. It's for my people standing up to get the cash, sir. My minimum wage niggas and all my cash clerks. This shit I gotta do, but yo, I need the bag first. This system fucking with me way before my bachelor's. They fucking with me, yo, they say I need a master's. They must have never heard me rap, that's a fact word. The system got me on my back, what's the answer? Down low, up top, on my way to the bag at the bus stop, bus stop. Some blow, some flop. I ain't get my shot yet, but I'm gon' pop, gon' pop. Don't stop, keep going. I got this mantra in my head, it make me keep flowing. Pour shots, keep pouring. It's no more vodka in my head, got no release for it. Fucked up, son, I'm passed out. I don't wanna breathe, I just wanna pass out. Reaping what I sow, that's what I'm doing, cause cousin. Keeping to my own's not how I'm moving, cousin. Black emperor, open the cash register. Running sales back to back to back peddlers. How can I help you? How can I shelf you? Dealt with wealth, please help yourself, boo. You hear the way how I be rocking on the beat. I'm a rock star, pussy boy, I rock your ass to sleep. I'm elite from the seasons I spent on my fucking job. And I signed a fucking deal, I just sold that shit to God. Down low, up top, on my way to the bag at the bus stop, bus stop. Some blow, some flop. I ain't get my shot yet, but I'm gon' pop, gon' pop. Don't stop, keep going. I got this mantra in my head, and keep flowing. Pour shots, keep pouring. It's no more vodka in my head, got no release for it. Down low, up top. Down low, up top. Dunque signori, per comprare cerchi originali prima serie, per farli sverniciare col chimico, per riverniciarli a polvere e per comprare gli pneumatici nuovi sono stati spesi esattamente 1200 euro, più altri 300 euro per comprare il sedile di guida e il volante originale, totale 1500 euro.
Mi direte, e tutto il resto? Beh, io come influencer ho ricevuto una sponsorizzazione da Flaminia Colori in collaborazione con Gelson per tutto ciò che riguarda il materiale di consumo. Insomma, invece di farmi pagare per realizzare un video per loro, ho preferito un po' di scotch, un po' di carta, telo elettrostatico, stucco, primer, vernice, carta abrasiva, vernice per plastiche, prodotti per sgrassare, per lubrificare, pasta abrasiva, pistole per spruzzare, utensili, eccetera, eccetera. Flaminia Colori si trova a Roma, questo è il loro sito, c'è anche il numero di telefono e potete seguirli anche sulla pagina Instagram. Se avete bisogno, chiamate a nome mio e chiedete di Manuel. Invece, per quanto riguarda i pezzi di ricambio della Williams, un fan accanito che si chiama come me, che avete già visto in altri video, aveva dei pezzi in garage della Williams che non usava e ha pensato di regalarceli. Ragazzi, c'è da considerare anche la manutenzione del motore, dei freni, dell'impianto elettrico, quindi io credo che senza aiuti il costo del restauro sarebbe lievitato a livelli molto più alti. Non so quanto, ma penso e confido in un vostro commento. Quanto potrebbe costare un restauro del genere senza nessun tipo di aiuto? In più, questo restauro mi è costato del tempo e molta fatica, però come sapete, per me non è un lavoro, è un hobby ed è veramente un piacere farlo. Vedi? Non so se avete mai visto una roba del genere, ma questo qui va incastrata nel modo giusto e nella posizione in cui mi trovo non è facile. Se mi cade mi prende un attacco isterico. Oh Gesù! Aspetta, aspetta, mi è caduto a posto questo. Non c'è più. Le barre antintrusione della Willy sono pressoché nulle. Concentrati così. Succedono queste cose. Funziona. Dentro, come puoi vedere, la situazione è cambiata drasticamente. Va passato un prodotto che rinnova le plastiche, i moquette, sedili ovviamente puliti, belli belli devo dire, guarda qui. Insomma, non è male, eh? Anche il cielo è tutto completamente pulito, molto meglio, volante originale. Cuffia del cambio nuova, mancano ancora dei pezzi da rimontare, i pannelli degli sportelli, ma non manca molto. Ragazzi, per quanto mi riguarda ho praticamente finito, sono oltre il 90% dell'opera. Li vedi questi? Queste colonnine qui vanno cambiate ovviamente e vanno messi i bulloni originali. Qui c'è un bel graffio, devo fare un ritocchino purtroppo. Le bacchette nere sono come l'originale, invece queste le ho lasciate blu perché volevo vedere se mi piaceva, insomma. Allora, la macchina deve essere tutta originale per avere valore, è vero, ma deve anche essere una prima vernice, questa è stata verniciata 18 volte, quindi apportare qualche cambiamento estetico un po' personalizzato potrebbe essere un'idea, come per esempio per i fendi nebbia ci vogliamo mettere delle grigliette. Comunque non me ne vogliate se abbiamo cambiato leggermente l'estetica. Per quanto riguarda gli specchietti invece, che come vedi mancano, è perché non li abbiamo trovati in uno stato decente, insomma. Quelli della prima serie ancora non ho capito quali sono, vabbè. In ogni caso, guarnizioni quasi tutte cambiate, tranne questa che mi manca, questa qui, quelle interne. Riapro. Queste qui interne sono state tutte cambiate, ovviamente non sono nuove, però sono messe bene. Ho riverniciato i tergicristalli, le maniglie delle portiere, ho messo le guarnizioni nuove lì dentro, qui ho rinnovato tutte le bacchette in plastica, ho riverniciato tutte queste parti in plastica, compresi i tergicristalli del parabrezza, la griglietta del cofano, mi manca la freccia sinistra, l'antenna anche l'ho riverniciata, eccola qua. Quindi diciamo che il mio lavoro è quasi terminato, ora entrerà nei prossimi giorni dal meccanico e dove verrà rimontato tutto il motore, ovviamente tutte le parti elettriche dell'elettrauto, insomma, per intenderci, verrà messa in moto, seguirò i lavori ovviamente facendo i video e poi rientrerà qui dentro e rimonterò gli specchietti,
cambierò le ultime due guarnizioni in plastica che devo mettere, i dadi nuovi dei cerchi verranno installati direttamente dal meccanico e poi vabbè monterò la griglietta qui davanti e le grigliette per i fendinebbia. Dopodiché una bella lucidata e un po' di cera e ci siamo. Ora chiamiamo il giovane spadazzo, per cui vediamo quale sarà la sua reazione. Ti piace? Senza parole. Senza... Manca ancora qualche pezzetto, siamo al 95%, però... Quella è la prima soddisfazione. Comunque, se voi foste nuovi su questo canale, ci sono due episodi fantastici riguardanti la Cleo Williams. Li mettiamo qua. E quindi andate a vedervi, perché questo è il progetto che ha lanciato un po' tutto il canale ufficiale del pilota, quindi merita vederlo tutto quanto di fila. Ma adesso ho appena visto che ho cominciato a carteggiare con la così con la carta, sparito e tornato dopo due mesi. Mago Spadazzo! Scusa, no, vabbè, comunque qua il mago sei stato tu, eh? Grazie. Però a proposito delle magie, non mi potevi fare una bacchetta magica con l'incantesimo? Che magia, scusa? Cioè io sono 9 mesi che sto qua. Vuoi che te la faccio fare come era prima? Pronti? 3, 2, 1... Mettete like, iscrivetevi al canale, arriviamo a 10, 20.000, 100.000 like, mi raccomando. Il prossimo episodio della Williams sarà su strada, perché adesso entra dal meccanico, verrà rimontato il motore, rimesso a posto, tirata a lucido anche la macchina ovviamente, perché tornata dal meccanico verrà lucidata da me e poi ci siamo, insomma ci sarà l'ultimo episodio. È stato un piacere vedervi, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Ciao!